Il 20 settembre, Belen Rodriguez ha compiuto 32 anni. Per la showgirl più popolare d'Italia non poteva mancare una festa insieme ai fratelli Cecilia e rendersi agli amici più intimi. Belen ha regalato ai sodali un party esclusivo sul terrazzo dell'hotel di lusso Parquet di Milano, ma il particolare più succoso della serata è ovviamente la presenza di Andrea Iannone, da qualche tempo nuovo amore della Rodriguez. Dalla sua pagina Instagram, l'Argentina ha regalato istantanee dei balli e canti sfrenati e un video in cui si distingue chiaramente il pilota di motociclismo che ha catturato il suo cuore. Forse non del tutto a caso, proprio nel giorno del suo compleanno è stato finalmente ufficializzato l'amore tra Belen e Iannone, confermato definitivamente dalla pubblicazione di un loro bacio su Ki e con la missione di lei che ha dichiarato alla rivista diretta ad Alfonso Signorini. La mia situazione in amore con Andrea Iannone oggi è un qualcosa di ufficiale. Dopo mesi di continue smentite e di tentativi di nascondersi, va detto peraltro che il pilota era interessato a Belen da almeno 2 anni, la coppia non si nasconde più, anche se entrambi preferiscono non divulgare foto insieme sui loro social. A tradirli, oltre al video succitato, è però uno scatto apparso sulla pagina di Giuseppe Di Cecca. Lui è lo stilista di Belen, che peraltro ha compiuto gli anni lo stesso giorno di lei ed è stato l'altro festeggiato della serata. La foto mostra Di Cecca grande amico dello stesso motociclista insieme alla Rodriguez e Iannone, chiaramente intimi. Impossibile non notare come lo sguardo di Andrea cada proprio sul décolleté della showgirl, ma il dettaglio più interessante è l'hashtag nella didascalia della foto, Love is in the air. L'amore è nell'aria, scrive Di Cecca, a confermare definitivamente il legame sempre più forte tra i due, la nuova coppia del gossip italiano. Chi se ne frega?